Mister, partiamo dall'ultimo successo in campionato. Per gli AGVB sono vari i derby che ci sono ogni domenica, però magari questa vittoria contro la Football Academy è stata più soddisfacente delle altre. Sì, senza dubbio. I derby cittadini sono sentiti sia dalle società ma dagli stessi ragazzi che poi puntualmente si ritrovano dopo partita per il corso o la mattina a scuola. E quindi era importante avere un ottimo successo. È stata una partita combattutissima da tutte e due le società e ne siamo venuti fuori vincitori. Un 3-2 che è maturato all'ultimo minuto dopo che eravate rimasti in 10 alla mezz'ora del primo tempo. Sì, infatti un fallo di reazione di un nostro giocatore, non cattivo, però l'arbitro l'ha giudicato da espulsione, siamo rimasti in 10, oltretutto eravamo andati in svantaggio subito dopo 30 secondi, però la squadra piano piano ha saputo ritrovare le distanze in campo, ha saputo mettere tutte le forze a disposizione e prima siamo giunti al pareggio sempre quando eravamo in 10, poi siamo andati in vantaggio, poi ci hanno raggiunto la squadra avversaria e poi dopo all'ultimo minuto la gran punizione del nostro capitano ci ha permesso di portare a casa la vittoria. Nel suo primo anno a Santa Firmina, il primo anno anche per alcuni ragazzi, 5-6 pedine che componevano la rosa dei giovanissimi A sono andate via, insomma non è mancato il lavoro per amalgamare il gruppo. Sì, ho un attimino impiegato un po' più di tempo del dovuto, infatti abbiamo pagato un inizio un po' non disastroso, ma insomma abbiamo perso subito le prime due partite del campionato e lo imputo al fatto che io, non conoscendo bene il gruppo, non ho messo subito i ragazzi al posto giusto, e però poi piano piano ci siamo confrontati e siamo riusciti a trovare le giuste quadrature del gruppo. Qual è l'obiettivo di questa stagione? L'obiettivo di questa stagione è quello di far crescere il più possibile i ragazzi per essere pronti a disputare il prossimo campionato regionale.